Buongiorno, buona domenica a tutti e benvenuti nella nostra cucina, va bene nostra? Quale Ok. onore! E Sono vabbè, stato oggi, invitato sì, oggi mi hai nella fatto sua cucina. tenerezza, mi hai fatto tenerezza. Allora, quest'oggi, prima di tutto, vi presentiamo Le nostre le melanzane. melanzane del nostro orto. Più di così non crescono, però sono buonissime. Le abbiamo già provate, sono molto dolci, hanno pochi semi, quindi va bene, le utilizziamo ugualmente. Allora, che ricettina Che facciamo ti oggi? inventi oggi? No, io non mi sono inventata niente. Questa è una ricetta che si è inventata mia figlia Ah, ma e mi ha detto mamma falla. quindi E non c'hai più voglia di cucinare, io dico perché ieri hai no, cucinato sì, Gianmarco. infatti, Questa ricetta è di Stefania. due rotoli le hai fatti te, c'hai ragione. Quindi ho partecipato anche io. Col cellulare e a mangiarli dopo. Certo. Ah, ecco, ok. Vabbè, ragazzi, è pure la domenica, è polemico. Allora, dicevamo, le melanzane serviranno da involucro, Fai vedere la mano com'è l'involucro. da cestino per un timballo di pasta con la provola, con la scamorza affumicata, stagionata o cacetti, caciocavalli, chiamateli come mi pare a voi, perché sennò poi magari vengo No, criticata. questi io li Non si chiamo chiamano così, Ugo. si chiamano colà. Io li chiamo cacetti. Mio padre li chiamava cacetti e per me sono cacetti. Dicevo, ve li faccio vedere perché. Ah, prima di tutto vorrei farvi vedere questo: la bottega del Casaro a Monterotondo. Andateci perché tra mozzarella di bufala, ricotta di bufala, stracciatella, formaggi vari e un prosciutto Ormai fanno parte delle nostre ricette. strepitoso, esatto, fanno parte delle nostre ricette. E questi ovviamente sono stati già mangiucchiati, eccoli qua. Sono dei caciocavalli, delle scamorze, dei cacetti, ripeto, fatti con il latte di bufala. Sono qualcosa di Sì. strepitoso, cioè veramente mai mangiati così, neanche da bambina. Allora, dicevo, Che altro c'è? quindi abbiamo del basilico fresco del nostro orto, ovviamente, Certo. della passata, che io non vi vorrei far vedere la marca, però purtroppo eccola qua, 10 gra 15 grammi di burro, quello a basso contenuto di colesterolo, l'olio buono di Paola, grazie Paola! Vabbè, un cipollotto, che mi servirà per fare il sugo. Dell'olio per friggere nella padella grande che è già sui fornelli, e quindi procederemo in questo modo. Farò a Che pasta fare. hai preso? Ah, scusate, è vero, i sette nini, mo la marca, però ecco, facciamo così, non si vede. I sedanini. Abbiamo preso dei sette nini belli rigati, trafilati al bronzo, fantastici, che raccolgono tutto il sugo, si attacca così, Fai cia cia cia, vedere come si così, attacca, fai vedere. così si attacca, cia cia cia, così. Ok. Detto ciò, la pazzia continua. Prima di tutto vado a mettere il sugo sul fuoco con il cipollotto, il pezzettino di burro, il basilico lo metto successivamente e il pomodoro. Lo faccio andare così senza soffriggere perché non mi interessa il soffritto, non lo faccio quasi più. E quindi faccio questo sughetto bello ristretto e concentrato per fare la pasta. Quindi cuoceremo di seguito la pasta, intanto andremo a friggere a fettine molto fine le melanzane. Vado a fare il sugo, ci vediamo dopo. Eccoci qua, come sentite l'olio frigge e noi adesso mettiamo le nostre melanzane a friggere. Non le ho fatte finissime, vedete c'è qualche seme, c'è, però non vi posso assicurare che sono dolcissime e quindi non dà fastidio. Intanto c'è il pomodoro qui accanto che bolle. Sì, esatto. E sotto di te c'è il rotolo che è quasi finito. Ma questa è un'altra ricetta. Questa è un'altra storia. Ok, ragazzi. Adesso le friggiamo tutte quante, le mettiamo sulla carta, insomma, Fanno carta. sulla carta da cucina a scolare l'olio in eccesso e poi ci vediamo per la preparazione del timballo. Wow, ci vediamo tra poco.
Eccole, sono tutte pronte, una sudata ragazzi, con questo Bello caldo. però, eh? Sì. Allora, adesso abbiamo qui lo stampo, quindi adesso lo andiamo a foderare con queste melanzane. In che modo? Così, semplicissimamente, semplicissimamente. Senti qua. Un po' come hai foderato il ciambello di patate con lo specchio. Esattamente. Andate a vedere anche quella ricetta che è molto gustosa e buona. Lo foderiamo tutto. In questo modo. Intanto scusate, vado a girare la pasta. L'ho messo giù. Ecco qua, scusate. Mi sono assentato un attimo. Mi raccomando, cercate di non lasciare spazi. Perché? Perché comunque poi metteremo sopra il formaggio e si potrebbe attaccare nel fondo o sulle pareti. Quindi facciamo proprio un bel puzzle, Io direi che lo riempiamo tutto e poi dopo vi facciamo vedere com'è. Va bene, d'accordo. L'operazione avvenuta. A fra poco. Eccoci, abbiamo praticamente finito. Abbiamo. Certo. Io ho partecipato perché io ho il mio carattere duro mi ha impedito di assaggiarne 4-5 ricette. Certo. Volete mettere? Pensate a un'opera d'arte simile senza 4-5 fette. Che pazienza. Allora, è un vero spettacolo. Queste me le tengo da per ricordo. Ma no, da mettere sopra. Per ricordo. Io mica ce la faccio più, aiutatemi voi, io non ce la faccio più. Allora, dicevo, adesso vado a scolare la pasta, la condirò con il pomodoro e con il sugo che ho preparato, pomodoro, basilico, cipolla, burro. Mi raccomando, burro a basso contenuto per il colesterolo. In corso d'opera, perché purtroppo io ho sempre il corso d'opera, ho tirato fuori 4 mozzarelline di bufala e queste le metterò nel sugo della pasta a pezzettini, tanto per farla un pochino più ricca. Una domanda, parla così della pasta che va tirata scolata al dente. Hai detto? La pasta va scolata al dente. Ah, scolata era, non avevo capito, sembrava squadrata. Sì, squadrata. Sì, va scolata al dente, anche un pochino prima del dente. Ecco. Alla gengiva. Diciamo. Alla gengiva, perché comunque poi va infornata. È vero che va infornata non per tanto tempo, perché 20 minuti bastano, avanzano, perché è tutto cotto, quindi basta solamente la gratinatura e il fatto che si debba sciogliere la mozzarella, quindi in forno preriscaldato per 20 minuti a 190 gradi, quindi la andiamo a togliere un pochino più al dente, ok? A dopo. Eccoci, la pasta è pronta, bella filante. Abbiamo messo la mozzarella di due pezzettini, eccoli qua. Non è del tutto filante perché no, deve filare dopo, un filetto si vede. Vai. Adesso la metto e là. Queste sono soddisfazioni, queste sono le domeniche quelle belle. Passate a cucinare, vero amore? Preparanzi leggeri. Certo. Ah. Una bella grigliata di pasta. Quante ne hai fatte di pasta? No, sono 7 etti. Ah. Vabbè, ma calcola, siamo 8, siamo 8, quindi... Quindi è poca. Come poca? Va bene, smettila. Oh, mi raccomando, la dovete pigiare un pochino, Ragazzi, è uno spettacolo. Sì, in effetti è molto bella da vedersi, Speriamo sia anche molto buona da mangiare. Da mangiarsi. Da mangiarsi. Se è da vedersi. Deve essere anche molto buona da mangiarsi. Certo. Ecco qua. Io avevo un pezzetto di mozzarella che devo sentire se è venuto caduto, buono. Sì. Allora adesso mettiamo le fettine di cacetto. La mozzarella è buona.
mettiamo il cacetto sopra perché sennò è troppo leggera. Eh certo. In sottofondo sentirete la piccola Irene che piange perché cerca il latte. Beh, non credo che si senta. O sì? Vabbè, io la sento, quindi già mi dispiace sentirla piangere. Certo, ovviamente. E adesso ricopriamo con le melanzane avanzate, quelle che io ho lasciato. Certo. Quelle che io ho fatto rimanere. E faremo un bel soffitto di melanzane. Soffitto, non soffitto, eh. Giuste, giuste, merito mio. Eccole qui. Perfetto. Adesso questa... Pigiamo un pochino, mani pulite, senza anelli, senza smalto, come al solito, eh. Questa andrà in forno per... 20 minuti e 190, dopo. 190 gradi come... Forno statico. Forno statico. Ci vediamo a, a pranzo pronto. A dopo. Un'opera d'arte. Grazie. Una vera opera d'arte. L'idea di mia figlia, però, eh? È lei che mi ha detto come farlo, dove farlo, quando farlo e perché farlo. Ma non l'ha fatto. Ma non l'ha fatto. Vabbè, che vuol dire? Ma lei c'ha da fare con la buca, povero amore. Sì. Allora, eccolo qui. Il nostro timballo è pronto. Ovviamente voi però lo fate magari anche più piccolo. Potete anche girarlo e metterlo in tavola. Io non ho un piatto così grande, purtroppo, e quindi non saprei proprio dove girarlo. Potrei girarlo direttamente sul tavolo, ma non mi sembra proprio molto igienico. Ora voi vi aspetterete una forchetta, no, un coltello, un cucchiaio. No. Sono stato minacciato. Scusate. Esatto, questo non si tocca. Sono stato brutalmente minacciato. No, questo non si tocca. Dopo, a pranzo, vedete, quindi devi aspettare. Vedete. Povero quanto soffre, ma sì. Come soffre, ma vedere le lacrime. Scusate, è una sofferenza, non potevo assaggiare? Il supplizio di Dante. Dicono di sì. Ah, le sentite? Ho le lacrime. Ma li lasciamo in pace. Buona domenica. Signori, buona domenica e buon pranzo. Ciao. Alla prossima ricetta. Avevo calcolato male le misure, avevo un piatto dove girarlo. Che spettacolo. Poi è intervenuto mio figlio che con la sua, insomma, vabbè, c'è riuscito. Poi perché non potete vedere... come gesticola. Vabbè, che altro dire? Ce lo mangiamo. Buon pranzo e alla prossima ricetta. Ciao. Ciao a tutti.